Buonasera a tutti quanti, questa sera sono puntuale, udite udite, non capita mai. Ben arrivati o bentornati. Allora, sono molto contenta questa sera di potervi presentare Riccardo Tristano Tuis, perché ci ho messo un po' a riuscire a organizzare questa cosa, ma perché non riuscivo a contattarlo in realtà. E ringrazio tantissimo Pino Morelli che mi ha dato una mano per riuscire a trovarlo e contattarlo. Adesso ve lo presento, nel frattempo spero, incrociate tutti le dita, che mi regga la connessione perché qui c'è un temporale pazzesco con lampi, fulmini, grandine di tutto e di più. Quindi spero non vada via la luce. Ecco, l'unica cosa, l'unico dubbio che ho per stasera è questo. Ok, vi faccio entrare Riccardo, eccolo qua, ciao! Ciao, buonasera Eleonora. Grazie per l'invito e buonasera a tutti i videoascoltatori. Grazie mille per essere qui. So che tu sei sempre molto impegnato e non vai in tante live, quindi grazie, 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 grazie. Grazie a te. Grazie allora, a te. Allora, senti, per chi ancora non ti conosce, allora, Riccardo Tristano Tuis ha scritto tantissimi libri super interessanti. Che penso che si possano trovare un po' ovunque, non so se ci sono dei link particolari da vedere per chi fosse interessato, poi al limite se mi vuoi dare qualcosa da condividere lo metto in descrizione. In ogni caso ha affrontato da un punto di vista storico tutte le famiglie, diciamo così, e i poteri forti, le genealogie di quelli che noi chiamiamo l'elite, il deep state, eccetera. Molte delle quali affondano proprio le proprie radici, come ho messo nel titolo, in Italia. Visto che siamo italiani, è sempre interessante sapere un po' chi sono questi personaggi. E mi piace poter iniziare proprio da un aspetto che a volte è già venuto fuori nelle mie live e dove chiedo proprio conferma a Riccardo. Cioè, io ho sempre sostenuto che chi veramente conta, ieri come oggi, chi è veramente sulla punta della piramide o comunque che detiene il vero o i veri burattinai, non sono i personaggi che noi conosciamo e vediamo e tendenzialmente odiamo, ma altri, perché quando uno è davvero importante tende ad occultarsi. Sei d'accordo con me su questo? Assolutamente sì. Diciamo oggi più che nel passato, proprio per il fatto che nel passato, essendo esposte queste famiglie secolari, millenarie, che gestivano un po' tutta la società, potevano trovarsi in difficoltà con il popolo se facevano delle mosse un po' troppo ardite. Nel corso dei secoli queste famiglie hanno perfezionato un po' il loro modus operandi e adesso sono un bel po' più celate rispetto a un tempo. Pertanto quelli che vediamo come i personaggi che apparentemente gestiscono la politica internazionale, la scacchiera internazionale, in realtà sono dei meri operativi che vengono reclutati all'interno di specifici reparti di reclutamento o addestrati all'interno di specifiche università, collegi, eccetera, eccetera. E qui bisogna subito aprire una piccola parentesi, questa funzione è da secoli che la stanno gestendo i gesuiti. Parto subito in quarta, i gesuiti sono un ordine paramilitare che è nato da un comandante, Ignazio di Loyola, che a un certo punto ebbe la brillante idea di creare una sorta di società intelligence, meglio definirla come intelligence, con cui operare. E alla fine la sua idea venne acquistata inizialmente dai veneziani con il patrocinio della casata dei d'Este e fu spedito a Roma, dove diede avvio a quella che poi diventerà la prima intelligence moderna
che nasce proprio all'interno della Chiesa Cattolica. Quando parliamo di queste casate, la questione è veramente lunghissima. Le ricerche ci hanno portati a... le loro origini sono, non sono italiane, adesso facciamo un distinguo, arrivano da specifiche aree euroasiatiche, cioè tra gli Urali e la Siberia, la cosiddetta Grande Tartaria, poi si sono spostati nel corso dei millenni, hanno raggiunto la Valle dell'Indo, la Mesopotamia, la Mezzaluna Fertile, insomma, hanno raggiunto l'Egitto e poi a un certo punto raggiunsero la penisola italica. E da lì iniziò la loro grande scalata e costruzione di quello che adesso viene definito come nuovo ordine mondiale. Tutto nasce da una battaglia in cui a un certo punto Tito Flavio Giuseppe, in qualità di governatore della Galilea, si scontra con il Sinedrio e contro Joseph ben Mattitiaiu, non so bene come si pronuncia, e a noi noto, a noi occidentali, come Tito Flavio Giuseppe. Praticamente lo scontro, in questo scontro nel 70 d.C., portò a la classe sacerdotale, gli alti sacerdoti di Gerusalemme, a capitolare contro gli odiati romani. Questa capitolazione in realtà ha un lato che in penombra, che gli storici tendono a sorpassare, a non approfondire. A un certo punto, durante questo scontro, gli altri sacerdoti, le 24 famiglie degli altri sacerdoti, capitolarono e fecero un patto con il generale romano. Non si sa bene cosa si dissero, ma il risultato fu che nel 70 d.C. arrivarono insieme al generale a Roma. Queste 24 famiglie ebbero ville e una rendita annua e iniziarono la loro scalata al potere all'interno dell'impero romano. Qui le cose si fanno un po' contorte, perché a un certo punto, in quel periodo, subentra un ordine iniziatico noto come mitraismo. Mi sentite? Sì, sono okay. Io che tolgo. Ok, bene. C'è stato un attimo di... Okay. Abbiamo perso un secondo, ma si capiva. Allora tolgo io, così non entro in conflitto. E si presentò, si palesò un nuovo culto, che è a noi noto come mitraismo, in cui all'interno c'erano una serie di meccanismi che hanno dato vita e che hanno in qualche modo fatto da anticamera a quello che sarà poi il cristianesimo. In questo specifico periodo, queste famiglie, le 24 famiglie degli alti sacerdoti di Gerusalemme, raggiunsero sempre non solo le stanze imperiali, ma riuscirono un po' alla volta a infiltrarsi nella struttura di potere militare attraverso il culto mitraico, a in qualche modo scalzare
le vecchie famiglie senatoriali romane, etrusco-romane, e un po' alla volta subentrare, prendere le veci, fondare l'ordine equestre, che guarda caso è il primo ordine di matrice cavalleresca, perché questi signori portarono con loro anche il concetto del cavallo come strumento di battaglia, come cavalieri, perché in qualche modo avevano un'eredità che portavano dei sarmati, e portarono determinati concetti all'interno di questo orto equestris, che funse da struttura con cui prendere il pretoriato e le forze armate di Roma e da lì gestire l'intero potere, non solo a livello politico, infiltrandosi e diventando la nuova classe di comando, ma anche a livello militare. Questo grazie al mitraismo. In seguito, il mitraismo era, come dire, una sorta di massoneria delle origini, ove venivano pescati burocrati, alti burocrati e militari di un certo peso. Ma si resero conto che volevano anche accaparrarsi la mente dei romani, che a quei tempi era pagana, decisamente pagana, e decisero di trasformare il culto mitraico, che ha delle correlazioni pazzesche con il culto cristiano, e trasformarlo da un culto esoterico in esoterico, cioè creato per le masse. E nonostante inizialmente il cristianesimo ebbe degli alti e bassi, più bassi che alti, anche a causa di Nerone, in seguito, grazie alla spinta delle famiglie senatoriali, di tutta una serie di famiglie potenti nell'antica Roma, legate al mitraismo, lo riportarono in auge e iniziarono la loro ripresentazione in chiave più moderna del culto giudaico, di cui erano gli antichi portavoce, perché ci stiamo riferendo alle 24 famiglie degli alti sacerdoti di Gerusalemme. Ovviamente in questo passaggio ci furono inizialmente grossi problemi perché la vecchia classe dirigente non voleva mollare il colpo, ma nel corso dei secoli alla fine riuscirono nel loro intento. Qui, in questo specifico periodo storico, fra l'altro anche se andiamo a vedere i luoghi ove si praticava il mitraismo, faccio un esempio: nella Basilica di San Pietro in Vaticano si può leggere una lista di oltre 300 senatori romani che erano tutti accomunati dal titolo di Patres Mitraico, cioè erano tutti legati al culto mitraico. Contemporaneamente, però, avevano anche altre cariche e pertanto rappresentavano anche altri culti pagani. In qualche modo, già allora, 2000 anni fa, gestivano queste famiglie non solo i militari, non solo la politica, ma anche l'intero spettro dei culti all'interno di Roma. Perché questo? Perché ovviamente la forma mentis di queste famiglie era non solo di sacerdoti, ma anche di guerrieri, perché la casta dei sacerdoti di Gerusalemme era una casta anche guerriera, ma dopo ne parliamo meglio. Capivano che per avere il controllo della società
era importante detenere il controllo del culto, perché è l'instrumentum regni più con cui in qualche modo manipolare la mente umana, in qualche modo controllare senza l'uso della forza. E grazie a questa strategia ad ampio spettro riuscirono pertanto da sconfitti nella loro patria a trasformarsi nei grandi conquistatori dell'impero che li aveva sconfitti. Aspetta, perché qua ti abbiamo perso. Da sconfitti della loro patria riuscirono a Gerusalemme, da sconfitti queste famiglie degli altri sacerdoti, che alla fine fecero un patto con il generale Tito, che poi diventerà imperatore, probabilmente in cambio diedero parte del cosiddetto tesoro del Tempio di Gerusalemme, e magari da lì Tito ebbe i soldi necessari per la sua scalata al potere e riuscire a diventare imperatore. Questo non si sa per certo, ma queste famiglie furono, come dire, i patriarchi di quella che poi sarà nota come aristocrazia nera. Scusa, ti interrompo solo un attimo perché ho visto che c'è una curiosità pazzesca. Sì? I nomi di questi 24 famiglie, si conoscono i nomi? E magari sono cambiate anche nel tempo e poi ancora arrivano fino ad oggi? Non so se arrivano, forse trasversalmente arrivano parzialmente fino ad oggi, perché tenete conto che il nome, se hanno una bambina, il cognome tende a sparire o a essere messo in secondo piano, e pertanto vi faccio un esempio: con l'amica il regista Varo Venturi, dal cognome Venturi non sapresti mai, non ti immagini che in realtà nella sua genetica scorre il sangue dei Piccolomini. Pertanto è difficile andare a capire quanti pronipoti, se ci sono, attualmente esistenti. Diciamo che la poglu, specifici aplogruppi, specifiche, diciamo, c'è una matrice di fondo, una genetica di fondo, se volete magari adesso mi collego al discorso della genetica, sì, con cui ci si riesce in qualche modo a trovare un trait d'union tra queste antiche famiglie e le moderne famiglie, perché comunque presentano dei tratti somatici che li collegano tra loro. Allora, si conoscono o non si conoscevano i nomi di queste 24 famiglie originali? Beh, una ve l'ho presentata, il nome è quello di Giuseppe Flavio, perché dovete tenere conto che quando arrivarono a Roma i loro nomi vennero cambiati e presero nomi romanizzati, pertanto le ritrovate, cioè vi faccio un esempio. Oddio, aspetta un attimo che mi viene, ci sono talmente tanti nomi. Tranquillo. Vediamo. Beh, in questo momento mi sfugge. Sono nomi che se li senti dice vabbè, è una famiglia italiana. No, è una famiglia di liberti giudei che si arricchì, perché tenete conto che queste famiglie quando arrivarono qui erano già ricche, vivevano in delle ville e avevano uno stipendio da parte dell'impero. Non solo, ma erano anche grandi commercianti, nel senso che Ostia, che fra l'altro uno dei più importanti mitrei si trova proprio a Ostia, era un loro luogo dove creare, aumentare il loro patrimonio. Pertanto erano anche dei commercianti, e la figura del commerciante la ritroviamo anche con la figura dei banchieri internazionali, che i banchieri internazionali non erano solo banchieri, erano anche commercianti, svolgevano una doppia funzione. E allora, 2000 anni fa, facevano la stessa cosa, nel senso commerciavano e contemporaneamente gestivano i culti e la politica e
le forze armate, cioè erano un po', erano molto tentacolari, avevano una forma mentis anche molto, come dire, erano gente sveglia, diciamo, abituati al dominio, al comando e sapevano anche come trovare escamotage per riuscire a prendere sopravvento all'interno della loro società o delle società in cui venivano immessi. Questo vale anche per i banchieri internazionali, perché quando parliamo di banchieri internazionali, che come l'aristocrazia nera si svilupparono sempre qui nella penisola italica, nonostante provenissero dall'Asia anche loro. E nello specifico stiamo parlando delle famiglie longobarde e non per niente i Longobardi era anche un modo con cui spesso venivano chiamati i banchieri internazionali del periodo medievale. Come vi stavo dicendo poc'anzi, c'è una specifica genetica che accomuna questi signori. Ma fra l'altro, vi faccio anche un esempio visivo e da lì iniziamo. Ecco. Allora, per i video ascoltatori, se avete Aspetta che tempo. ti metto da solo. Aspetta, Sì. non così, ma così. Eccoci, così si vede meglio. Allora, per i video ascoltatori potete anche dopo digitare Ramses II e così vedete l'immagine a colori. Allora, guardate questa immagine. No, dov'è? Sì. Questo qui è la foto di una mummia. Che mummia è? È del faraone egizio della XIX dinastia, conosciuto come Ramses II. Se guardate la foto a colori, la cercate su internet, vedrete che i suoi capelli sono rossi e non è dovuto a ossidazione. Ci sono degli studi che palesano come le mummie presenti che sono state trovate nell'antico Egitto non tutte presentano il fenomeno dell'ossidazione, ma semplicemente avevano una genetica legata alla genetica nordica. Se fate caso, sono praticamente specifici aprogruppi legati al cromagno, nello specifico. Bene, i video ascoltatori che stanno osservando l'immagine di Ramses II, della mummia Ramses II, con anche quel naso aquilino che potete vedere nel profilo, bene, se adesso andate a paragonarla alla foto di questo signore qui, guarda, allora questa è la mummia. Questo signore qui, guardate la somiglianza. Tira un po' più su, vai un po' più in alto. Oppure di quest'altro signore. Vedete tutti questi tre personaggi qui? Si assomigliano tantissimo. Bene, uno di questi signori non è altro che Edoardo d'Inghilterra, il marito appena deceduto della regina d'Inghilterra, mentre l'altro è Jacob Rothschild. Praticamente stiamo parlando del rappresentante della famiglia più importante attualmente dell'aristocrazia nera e contemporaneamente era uno dei rappresentanti della più importante famiglia dei banchieri internazionali. E hanno una genetica che è palesemente legata tra loro. Com'è possibile che quando noi leggiamo la storia, leggiamo il passato, ci siamo fatti l'idea che gli antichi egizi erano degli ometti piccolini di pelle scura, con i capelli scuri? Tutti questi faraoni erano in qualche modo visti come con una genetica mediterranea. Questo vale anche per i Sumeri, i Babilonesi, perché in Iraq adesso vediamo persone di pelle scura, pelle abbronzata, capelli scuri. Ci siamo fatti l'idea che gli antichi
babilonesi, ittiti, eccetera, eccetera, fossero di matrice turca mediterranea, nel senso con pelle abbronzata. C'è un'ampissima documentazione sul fatto che le antiche, come dire, le casate del potere, come le chiamo, i detentori del potere, le grandi famiglie, le grandi casate che erano i vertici dell'antico Egitto, di Babilonia, di Gerusalemme o di altre anche aree che non avremmo mai immaginato ci fosse la presenza di caucasici o nordici, in realtà tutte loro presentavano il fattore della genetica nordica, nello specifico del gene del rutilismo. Che cos'è il gene del rutilismo? È la presenza di una pigmentazione del capello in cui vira di tonalità, ma che grosso modo va dal biondo ramato fino al rosso in tutte le sue sfaccettature. E solitamente gli occhi sono azzurri. C'è anche una cosa da dire, se andiamo a leggere bene anche la Bibbia, questa cosa del fatto che in queste aree ci fossero famiglie, gruppi che gestivano il potere con questa genetica, viene ribadito non solo nella Bibbia ma in altri antichi testi. Nello specifico, faccio un esempio, Giacobbe è noto nel testo biblico perché il padre Isacco lo portò al monte nel territorio di Moria per sacrificarlo al Dio veterotestamentario. Isacco, cioè il padre di Giacobbe, viene presentato come legittimo progenitore del popolo eletto. Popolo eletto. Questo è un agghiacciante concetto, estremamente elitario, o razzista, visto che adesso usano tanto, si riempiono la bocca con il termine razzista, che ricorda incredibilmente le teorie naziste della razza eletta. Popolo eletto, razza eletta. Ma la cosa non ci deve sorprendere, visto che la matrice di entrambe le dottrine è ario-iranica. È risaputo che il figlio di Isacco, cioè Giacobbe e Esau, erano di genetica ariana. E non dobbiamo dimenticarci che Giacobbe viene attribuito come ai figli di Giacobbe, i 12 figli maschi di Giacobbe, come coloro che originarono le 12 tribù di Israele. Dunque, le 12 tribù di Israele avevano un antenato comune che era un caucasico / nordico. Dunque, di cosa stiamo parlando quando parliamo di semitismo? E qui c'è un grande misunderstanding a livello storico sul discorso, e anche i miei lettori inizialmente non capivano, ma perché mi ci parli dell'aristocrazia nera? Ora il mondo lo controllano gli ebrei. È solo un gioco di parole, perché quando parliamo di ebrei è un termine vasto che non ha nessun senso di esistere, nel senso che dobbiamo diventare più specifici, usare termini che non generalizzano. Perché quando parliamo di ebrei, furono le vittime della Seconda Guerra Mondiale? Sì. Furono i grandi carnefici della Seconda Guerra Mondiale? Sì. Ma non stiamo parlando delle stesse persone. Stiamo usando un'etichetta che appiccichiamo a due gruppi divergenti tra loro. Cioè le élite giudaiche, liberto giudaiche, provenienti dalle 24 famiglie e poi che si sono ibridate nel corso dei secoli con altre famiglie
provenienti dall'Asia, e l'ibridazione nasce sempre dalla penisola italica, e poi ci sono seconde e terze ibridazioni che si spostano all'interno dell'Europa, ma originariamente le prime ibridazioni avvennero nella penisola italica, e da lì si generarono come dire, questo grande filone che ha portato apparentemente dottrine diverse se lette in maniera superficiale, ma in realtà a livello più profondo scopriremo che dietro c'è un gruppo ario giudeo, i detentori di potere, che si nascondono nel corso dei secoli, dei millenni, dietro la figura degli ebrei, e cosa fanno? Massacrano gli ebrei e i non ebrei, perché le vittime della seconda guerra mondiale sono state il popolino ebreo, sefardita per lo più, che comunque a un certo punto anche loro, i sefarditi, divennero operativi del gruppo elitario giudeo, ario giudeo, che attualmente i ricercatori lo definiscono come aschenazita. Immagino che molti dei videoascoltatori avranno sentito il termine aschenazita. Infatti l'hanno scritto in 10. Ecco, o Cazzaro, non sto a leggere, o Cazzaro. In realtà le cose sono ben più complesse, ecco. E nel mio libro Le stirpi degli illuminati ne parlo, perché anche qui il termine aschenazita, che comunque è legato alla sfera della Germania, del Reno, della Polonia, come bacino con cui si sono un po' diramati, in realtà le cose sono più complesse e dobbiamo tornare a fare un rewind e andare un po' prima nel corso storico, e scopriremo che c'è già un altro gruppo con questi attributi ed è presente in Italia, e non a caso è stato chiamato, sono stati chiamati Italkim, cioè gli ebrei presenti nella penisola italica. Queste sinergie hanno creato confusione e ovviamente mistificazione all'interno degli studi storici, volutamente, per mascherare determinate problematiche che sarebbero in qualche modo, se non controlli la storia non riesci a controllare, e l'informazione ovviamente, non riesci a controllare il popolo. Pertanto la storia deve essere sempre riscritta, e devono essere sempre cancellate le parti scomode, perché sennò poi le persone cominciano a fare collegamenti. E chi solitamente fanno questi collegamenti? I revisionisti storici, perché vanno a spulciarsi i vari libri, le varie tradizioni, eccetera, eccetera, e poi mettono in parallelo queste informazioni e incominciano a osservare una razza di più grande portata rispetto a quello che viene presentato solitamente nel mainstream storico. Dunque, per condensare quanto detto finora, queste famiglie che hanno in qualche modo gestito il potere degli ultimi 2000 anni, una buona parte di loro presenta questa genetica. Poi, a un certo punto, ovviamente, l'impero romano era vasto. Alcuni mi dicono, ok, ma l'aristocrazia i re, gli imperatori non erano solo in Italia, ma erano anche in altre parti d'Europa. Sì, ma quando nasce il concetto di aristocrazia, di nobili all'interno dell'Europa? Dopo il periodo di invasione delle forze armate romane. Di fatto, queste famiglie iniziarono a spostarsi all'interno dell'Europa attraverso le forze armate romane, e si stanziavano, sono stanziate in Dacia, sono stanziate in Gallia, che poi la Gallia diventerà un loro fulcro,
in Inghilterra, eccetera, eccetera, e da lì inizieranno a diventare un po' i signorotti locali e ad acquisire i titoli nobili all'interno di quella specifica area. Adesso vi farò un esempio, come i Merovingi, Carolingi, che diciamo che nel passato furono una delle famiglie più importanti. Allora, queste informazioni ho incominciato a creare un trade union tra, come dire, di queste famiglie, di come si spostavano, di come interagivano, di come si firmavano all'interno del percorso storico attraverso il loro simbolismo. Sono famiglie che usano tantissimo il simbolismo all'interno dei loro stemmi, della loro araldica. E l'araldica, come viene presentata, non è, come dire, ha delle maglie di censura e l'informazione non te la dà mai per come sta in realtà. Allora, facciamo questo esempio. Durer, il pittore esoterista Albrecht Durer, che ha fatto un ritratto di Carlo Magno. Carlo Magno, re dei Franchi, dei Longobardi, imperatore dei Romani. Se andiamo a vedere l'immagine, ecco, i video ascoltatori potranno andare a cercare l'immagine di Carlo Magno. Mettete Carlo Magno e Albrecht Dürer e vi arriverà un'immagine in cui è dipinto questo potente re. Bene, se andate a vedere, questo periodo storico stiamo parlando dell'allora più potente famiglia all'interno dell'aristocrazia nera. Nel dipinto noteremo il fleur de lis, il giglio, usato dalle casate francesi, l'effigie aquilina e con sole queste due, con questi due simboli si ha già aperto un mondo. Durer. Perché? Quell'aquila lì non è altro che l'aquida Asmonea che si ritrova impressa nelle monete del regno di Giuda ai tempi degli Asmonei. Questa casata che gestiva il potere in questo regno, il regno di Giuda. Ma da lì arriva anche l'aquila romana, l'aquila nazista, cioè l'aquila dappertutto, sempre quella. L'aquila c'ha due rappresentazioni, l'aquila normale e l'aquila bicefala, entrambe bicefala con due teste, sì, usata cioè, da... Anche più usata. Com'è? È quasi più usata quella bicefala, si trova da tantissime parti. Da lì, in base al simbolo, capite che casata sta gestendo quella specifica area, perché spesso questi simboli dell'aquila, l'aquila bicefala, la ritroviamo in Russia, la ritroviamo in Austria, e lì capiamo quale famiglia per un certo periodo storico ha gestito il potere. Nello specifico, comunque, questo stemma proviene dalla Mesopotamia, lo si ritrova in antichità in Mesopotamia e poi in seguito, successivamente, lo ritroviamo anche nel regno di Giuda. In questo caso l'aquila Asmonea usata dai Carolingi era praticamente identica a quella degli Asmonei, della casata Asmonea, pertanto si è fatto subito un collegamento diretto tra gli Asmonei e Carlo Magno. Tra l'altro è interessante notare come il nonno di Carlo Magno fu Carlo il Martello. L'epiteto Martello, associato diminutivo di Marte,
per l'attitudine belligerante. Prima vi dicevano che erano sia sacerdoti che guerrieri, questi signori. Non a caso le 24 famiglie erano a capo dello schieramento contro Roma. Ok? Va bene, questo epiteto, a nostro avviso, va ricercato nella dinastia Asmonea attraverso la figura di Giuda, detto il Maccabeo, ossia il pontefice del Sinedrio di Gerusalemme. L'epiteto Maccabeo deriva dall'ebraico Maccaha, ossia martello. Avevano lo stesso epiteto, la stessa effigie, perché vi ho detto che usava l'aquila Asmonea, ma prima vi ho detto anche che usava il Fleuctalis, cioè il giglio, e il giglio era il simbolo dell'antico retaggio sacerdotale dei re sacerdoti asmonei, fin dalla metà del primo secolo avanti Cristo. E lo troviamo nella corona di Israele, la troviamo nelle armature, la ritroviamo in tantissimi reperti storici di quel periodo, in Israele e nell'antica Giuda. Pertanto, quando anche parliamo di quello che nell'araldica viene definito leone rampante, in realtà ci stanno mascherando il fatto che stiamo parlando del leone di Giuda. Perché c'è Com'è? Perché c'era anche il leone collegato, ovviamente. Loro avevano queste, soprattutto questi tre simboli, l'aquila, il giglio e il leone. E in base al simbolo, ai vari simboli, perché spesso poi nei loro blasoni ci sono tutti e tre i simboli o due di questi, perché queste famiglie si intrecciano. E a volte entrano anche in rivalità le varie casate. E nello specifico le progenie del leone, tra le progenie del leone troviamo anche gli attuali Windsor, i regnanti d'Inghilterra, che ovviamente non sono inglesi, hanno cambiato il nome Windsor poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché il loro antico cognome era spiccatamente germanico. Coburgo-Gotha, mi pare, no? Sì, ovviamente, poco inglese. E pertanto è anche difficile a volte trovare il loro spostamento, perché vi faccio un esempio, come per i Warburg. Usiamo questo Warburg, è un nome, è un piccolo paese della Germania, da cui i banchieri che operavano in quell'area presero il nome di Warburg. In realtà, dietro il nome Warburg, troviamo dei giudei che in precedenza operavano in Italia, Padova e Venezia, ed erano conosciute come i Banco, o i del Banco. Dunque, a volte ci sono momenti di impasse quando si fa questo tipo di ricerche, perché quando si spostano questi signori prendono un nome autoctono, come i Windsor hanno preso il nome di un specifico paese. Scusate, abbiamo un atto un po'. Vai tranquillo, devi sereno. Così d'Este, che prima vi parlavo, che erano legati ai gesuiti e hanno portato in Italia il comandante spagnolo Ignazio di Loyola e la sua idea di intelligence in veste talare. E anche d'Este. Este è un paese nel Veneto. Loro sono noti anche come estensi, ma comunque il termine Este nasce nel periodo in cui loro gestivano quella specifica area, ma non è il loro reale cognome.
capite anche che, tornare al discorso di prima, sappiamo i nomi delle 24 famiglie? È difficile, perché cambiano ogni tot tempo i loro cognomi. E nel passato il cognome era anche meno usato. Pertanto è realmente difficile per alcune famiglie riuscire a trovare la loro origine o il loro collegamento. Diciamo che poi in quel periodo storico in cui le antiche casate senatoriali legate alle 24 famiglie degli altri sacerdoti di Gerusalemme iniziarono a spostarsi in Europa, da lì si iniziò iniziarono a sorgere le casate europee e le case reali europee. Ma se fate caso, come nel passato, nell'antica Mesopotamia, nell'antico Egitto, nella valle dell'Indo, troviamo in Cina, troviamo la genetica dei nordica, perché troviamo queste mummie un po' dappertutto, persino in Cina, la stessa cosa vale anche per l'Europa. Ai vertici di questi regni, di questi imperi in Europa, la genetica è sempre quella, bionda e rossa. Difficilmente troviamo famiglie che non presentano questa genetica. Questo perché? Perché loro si sposavano tra di loro e poi si imparentavano tra i vari regni, di modo che se moriva uno, cioè moriva il monarca, prendeva il regno provvisoriamente la moglie, che magari apparteneva a un altro regno, magari al regno d'Italia, cioè un qualunque regno ducato d'Italia, e incominciava a gestire, a governare quell'altro regno con cui si era sposato. Ne faccio un esempio specifico. La De Medici, che si sposò con il re francese, iniziò, non solo era legata al Granducato di Toscana, ma contemporaneamente era anche una monarca francese. E in questo modo poche selezionate famiglie riuscivano a diramarsi all'interno delle più alte sfere all'interno della, dell'Europa. Tutto questo grazie comunque inizialmente alla forza armata romana, che insediò, fu la prima a insediare queste famiglie al di fuori della penisola italica. E pertanto è dalla penisola italica il centro, il fulcro su cui si erge questa, si ergono queste famiglie e con loro quell'intelligence, quella antica società segreta di Ezra nel periodo del Tempio di Gerusalemme, che poi si diramò attraverso il culto mitraico, che non è altro, come dicevo prima, una sorta di massoneria. Poi il culto mitraico è sparito, ma il suo retaggio è rimasto attraverso il cristianesimo, il giudaismo, perché presentano analogie tutti questi culti, e la massoneria, perché tutte usano lo stesso simbolismo. L'aquila, usano determinati numeri come il 33, usano determinate simboli per rappresentare il loro culto Dio, perché nel culto mitraico si parla come un culto solare, il Sol Invictus. In realtà, se andiamo a ben vedere il culto mitraico, che presenta analogia con l'attuale culto dell'elite, troveremo che era strutturato in 7 livelli di iniziazione, con 7 divinità, che fra l'altro erano conosciute anche agli gnostici cristiani, e al vertice di questa c'era quello che loro chiamavano il Pater, quello che i massoni chiamano il grande architetto, e il Pater era rappresentato da Saturno, e per questo le chiamo culti saturnini, i culti abramitici, perché la figura di Saturno, questo vale anche per gli ebrei, è centrale nel loro culto. E fra l'altro l'antico culto mitraico era anche un culto stellare, cioè legato al contattismo,
cosa che adesso ritroviamo solo in ordini di un certo livello, che oppure su ordini di matrice più per le masse, ma in cui parte della ritualistica o determinate informazioni vengono occultate. Ma questo antico culto si continua a riproporre in diverse varianti, e ho la sensazione, e come ho scritto nell'Aristocrazia Nera, che sono modi con cui questi signori, come allora, 2000 anni fa, gestivano sia il culto monoteista che i culti pagani contemporaneamente, di modo da prendere quante più persone possibili. E anche con un discorso che avevo fatto con Eleonora qualche giorno fa, sul fatto che anche la New Age è stato un cavallo di Troia con cui questi signori carpiscono determinate persone che ormai non si fanno più, non riescono, i culti normali, i culti secolari come le religioni abramitiche, cioè cristianesimo, giudaismo e islamismo, non attecchiscono perché sono già su un altro livello di consapevolezza. Ecco che devono creare nuovi culti un po' più avanzati per prendere quella fascia di persone che si sta un po' risvegliando. E in questo la religione è, diciamo, uno strumento principe, per che in questo momento è stato scalzato solo da un'altra cosa che sta prendendo il sopravvento alla religione, cioè la scienza. E anche qui, se andiamo a vedere chi gestisce, chi controlla la scienza, troveremo sempre le famiglie, e più che altro hanno dato in comodato d'uso a altre famiglie la gestione delle università, in questo caso ai Rockefeller. E questo vale non solo per gli Stati Uniti, ma vale per il mondo occidentale. E dunque la scienza sta diventando il nuovo culto, insieme all'ateismo e alla nuova versione del saturnismo, che prende il nome di transumanesimo. C'è un culto ateo in cui in realtà si vuole racchiudere la vecchia forma mentis in maniera nascosta e prendere le nuove generazioni che ormai sono completamente assorbite dal fenomeno della tecnologia. Ma dietro troviamo sempre lo stesso modus operandi, che ovviamente si perfeziona nel corso dei secoli, perché comunque questi signori si devono scontrare con quello che Jung definì inconscio collettivo. L'inconscio collettivo porta con sé una sorta di saggezza che si trasferisce nel corso delle generazioni, e pertanto porta con sé anche un conscio, un superconscio collettivo che va a modificare la forma mentis globale. Dunque questi signori hanno, per mantenere il potere, devono gestire questo cambiamento che è insito nella natura dell'uomo, e loro stanno facendo di tutto per, e ci stanno anche riuscendo fra l'altro, per bloccare questo flusso, questa espansione, questa evoluzione della consapevolezza collettiva. E di fatto nel corso degli ultimi tempi il livello di consapevolezza delle reti neurali che impieghiamo, invece di evolversi, sta involvendo. E in questa involuzione c'è lo zampino della tecnologia, c'è lo zampino del non usare il linguaggio in maniera più appropriata. Stanno depauperando le forme espressive del linguaggio, che vanno a strutturare la nostra neurologia, il nostro modo con cui processiamo i pensieri, di modo da istupidire le persone. Poi, come dicevo prima, usano le università, usano le scuole per indottrinare le persone, come a suo tempo fece Hitler con la gioventù hitleriana, di modo da bloccare questa crescita che comunque sarà inevitabile, soltanto che
nonostante ci siamo evoluti, perché adesso difficilmente accade una terza guerra mondiale, perché le persone si sono risvegliate all'idea di andare a combattere contro altre persone, contro altri padri di famiglia. C'è stato uno split dopo la seconda guerra mondiale e pertanto queste famiglie, lavorando in prima linea con le università e lavorando nell'ingegneria sociale, sanno benissimo che è difficile per gli occidentali europei portarli a una terza guerra mondiale, e pertanto la stanno facendo questa terza guerra mondiale in una maniera più subdola. Non c'è più uno Stato contro uno Stato, ma ci sono loro contro il popolo. La dittatura sanitaria, l'operazione Covid, è uno dei tanti esempi che vediamo di questo scontro tra queste occulte famiglie e il popolo che sta subendo. Dimmi. Volevo solo interromperti un secondo per fare due collegamenti rispetto a chi ha visto magari altre interviste o altri video su questo canale. Siccome in effetti io spinga a fare attenzione alle parole di Riccardo quando dice che la scienza paragonata a una nuova religione, no? Come se fosse una nuova religione, perché anche la scienza di oggi è basata sul credo, nel senso che c'è una completa fiducia in quello che qualcuno dice senza assolutamente verificare, e anzi, se qualche scienziato, studioso porta prove sperimentali, vedete la situazione Covid, che vanno assolutamente contro la versione ufficiale della scienza, si è considerati eretici, come era una volta, no? Per cui al rogo, senza neanche prendere in considerazione il principio, cioè è una scienza che in realtà non ha niente della verifica di ipotesi, se volessimo dirla in questo. È quella parte di scienza che è gestita dai politici, cioè dai professoroni all'interno delle università, e non direttamente dai veri scienziati, cioè coloro che fanno ricerca, i ricercatori, che non hanno voce in capitolo, non li vedete mai in televisione, come non vedete mai i premi, difficilmente vedete i premi Nobel in televisione a parlare di virologia. Troviamo personaggetti con conflitti di interesse, troviamo una veterinaria che viene presentata come una sorta di virologo di fama internazionale che capisce tutto e tutti, mentre è una veterinaria, e un montagnier non viene presentato nelle tv italiane perché quello che dice è scomodo per coloro che vendono l'operazione Covid. Questo non significa che la scienza sia sbagliata, attenzione, fra l'altro la scienza è stata infiltrata fin dalle origini con la Royal Society, dai gesuiti, da specifiche massonerie, e teniamo conto che i più grandi scienziati, i nomi dei più importanti grandi scienziati, o escono dai collegi gesuiti o sono legati a gruppi legati alla massoneria o definiamola paramassoneria senza entrare nei particolari. Comunque sono sempre legati a strutture di potere, e ovvio che tra questi c'è gente che è pulita, che ha cercato anche di cambiare e che si è trovata a interfacciarsi con queste realtà, magari anche ha cercato di uscirne, ma il potere è troppo radicato. E un'altra cosa, ci tenevo a porre il focus tra le cose che hai detto, che ne hai dette tantissime interessanti, il fatto che ci sia quasi una, tra virgolette, involuzione dei processi neurali dovuti a un certo tipo di tecnologia. Vi faccio notare dei discorsi che io stessa avevo fatto e che sono stati fatti anche insieme a Vincenzo, per chi mi segue sa di cosa stiamo parlando, in cui si parlava proprio del fatto, per esempio, che l'imbottire il nostro cervello di immagini, per cui la televisione, che fornisce una serie di immagini, ti lascio parlare. Nel momento in cui voi avete delle immagini preconfezionate, precostituite, molto diverso leggere un libro da guardare un film, fate attenzione, perché se voi leggete un libro la vostra immaginazione crea la scenografia, la struttura, si immagina tutta una serie di dettagli. Ologramma.
Ologramma, esatto, non è un ologramma, e crea, e tra l'altro focalizza, abbiamo detto tante volte quanto è importante la focalizzazione, mentre invece, che vuol dire concentrare il focalizzare, concentrare il focus. Quello che succede invece quando si guarda un film, una serie televisiva, ok, è proprio il contrario, cioè si spegne passivamente, si riceve dall'esterno tutto e si elabora tra l'altro tutta una serie di informazioni, molte delle quali non siamo neanche coscienti, per cui abbiamo la possibilità di infilare dentro a un film qualsiasi tipo di messaggio subliminale senza che la gente se ne accorga. Tanti parlano di Tavistock, eccetera. Sì, ma senza arrivare a Tavistock, cioè ormai si sa che questo crea tutta una serie di scenari possibili. E l'incapacità poi di essere creativi, di immaginare. Ci sono persone che fanno veramente fatica a immaginarsi qualsiasi cosa voi gli diciate se non fa riferimento a qualcosa di preconfezionato, precostituito tendenzialmente dalla televisione. E questo è effettivamente un depotenziare le nostre capacità, non un aumentarlo. Ti lascio parlare, volevo solo. Sì, no, no, hai toccato un punto importante. Prima non mi è venuto il termine dell'effetto Flynn, cioè il cui medio della popolazione si alzava, tendenzialmente va verso l'alto, cioè si alza. Poi, dagli anni 90 in poi, questo effetto Flynn ha iniziato a crollare. E cosa ha portato le persone a instupidirsi? Cosa è stato a portare le persone a, come dire, a togliere la loro potenza neurale, la loro potenza di calcolo? Tutta una serie di ingegneria sociale, come dicevo prima, legata all'uso del linguaggio, all'impoverimento del linguaggio, ma all'uso della tecnologia, all'uso di troppe immagini. Le persone faticano a leggere. Se scrivi un post lungo, ti dicono: mi puoi fare una sintesi? C'è più grizia mentale, fatica a comprendere i concetti perché non c'è mancanza di focus, mancanza di concentrazione. Io dico sempre: le prime cose che bisogna insegnare a un bambino non è leggere, è praticare la meditazione. Cioè, il bambino vive tra lo stato alfa con picchi anche di teta, ma ai 7 anni incominciano a diminuire sempre di più questi picchi e il Quando va a bisogno. scuola. E pertanto dobbiamo in qualche modo portare il bambino a tenere quelle reti neurali con quegli specifici picchi accese e non spostare l'attenzione del bimbo sulle onde beta, cioè le onde con cui l'insegnante vuole che il bambino sta. Cioè la scuola, l'educazione per come è impostata, che fra l'altro ve lo diranno centinaia di educatori, è sbagliata. Ci sono tanti insegnanti che stanno facendo delle battaglie interne e sono frustrati perché si rendono conto che le istituzioni stanno facendo qualcosa di negativo ai bambini volontariamente. C'è una didattica completamente sbagliata. Il metodo socratico non è più impiegato. Il metodo socratico è il modo corretto con cui insegnare ai bambini, perché gli fanno ragionare, gli dai degli elementi su cui ragionano e impostano un loro processo d'analisi. Invece viene tolto il processo d'analisi, c'è solo infarcitura di dati, schemi, e pertanto troviamo ingegneri, troviamo medici, troviamo persone laureate che però non riescono a esprimere un pensiero critico, un pensiero autonomo, proprio perché sono stati indottrinati da una forma di insegnamento che va a togliere, a depotenziare i loro percorsi neurologici e va a creare degli stampi automatizzati di pensiero, quelli che generano alla fine pensiero unico, Sì, che è sono utile al incapaci sistema scolastico. di risolvere un qualunque problem solving, cioè nel momento in cui si trova in una situazione nuova e bisogna inventare una soluzione, ipotizzare una serie di strade alternative e non è qualcosa di precostituito, zero, cioè lì panico perché è al di fuori di quei binari all'interno dei quali si è sempre stati. La scuola tende a fissare dei binari molto rigidi e a riempire il cervello dei bambini come fosse il bidone della spazzatura, cioè butta dentro Esatto. informazioni, informazioni, informazioni non collegate, oltretutto viene fuori sempre di più che sono anche completamente inventate per la maggior parte, e
E poi ti si chiede di ripetere come si fa con un registratore. Io registro pari ascolto, ma non c'è processo elaborativo in questo, no? Sono robottini, creano robottini. Poi, fra l'altro, c'è un'altra problematica. Anche la luce impiegata all'interno delle aree scolastiche, luce a fluorescenza, cioè luce con un spettro intero, va a danneggiare i percorsi neurologici del bambino perché è una luce che non aiuta il processo d'analisi, il processo con cui lavora il cervello, che ha bisogno di determinati input sensoriali nell'ambiente. Nell'ambiente c'è bisogno di luce calda, non di un... Fatemi un esempio. Se qualcuno di voi ha in casa una luce fredda, una luce di un neon, ad esempio, provate a leggere e cercate di memorizzare i dati, poi fate un altro esperimento e leggete vicino a una finestra durante il giorno in cui c'è la luce sole diretta del sole, oppure con una luce calda a spettro intero, e vedete anche la capacità di memorizzazione come aumenta. Un'altra cosa che prima ci siamo dimenticati di dire, che non solo la televisione fa male, ma anche adesso l'uso di leggere con i libri, gli ebook, non va bene, perché il bombardamento elettronico che emette il computer, lo schermo, va a creare un conflitto, va a creare un disturbo nel processo di apprendimento. Pertanto il libro cartaceo resta sempre la migliore forma, e guarda caso dove vogliono andare il sistema scolastico: a togliere i libri e a digitalizzare tutto. Stanno operando in maniera sistematica nel distruggere le reti neurali, il patrimonio umano dentro le nostre menti, e perché alla fine quello che vogliono loro è la conquista, il dominio delle menti. È lì che vogliono arrivare, il dominio dell'energia umana e delle menti umane. Quello è il dominio in cui vogliono. E sono tutti, come dire, queste strategie che fanno adesso hanno questa finalità. E come dire, però, se non si ha una visione d'insieme, non si riesce a cogliere informazioni che apparentemente sono slegate. E poi in questo specifico periodo storico, tendenzialmente tutti noi, con il bombardamento delle informazioni, siamo sovrastimolati, sragioniamo sempre di più. Io vedo su Facebook che le persone, non rispondono. Se gli fai una domanda, rispondono, partono per la tangente, perché non riescono neanche più a comprendere quello che scrivi. Cioè proprio ci stiamo implodendo. L'effetto Flynn inverso ormai è palese, ogni anno è sempre più palese questa cosa, ed è, come dire, non è incoraggiante, anche se ovviamente c'è una massa critica che sta aumentando e fortunatamente sta un po' controbilanciando, ma comunque i numeri non sono dalla nostra parte in questo momento. Diciamo che si vede di più una sorta di biforcazione, è sempre più evidente. È un po' come se si stesse creando proprio una divisione. Chi ha iniziato un percorso e magari arrancando, anche facendo degli errori, ci mancherebbe, però mette in discussione tutto e comincia a farsi delle domande, e comincia a vedere vagamente un disegno dietro al sistema, e chi invece proprio confusione totale, anzi, no? Alimenta questo tipo di sistema. Sì. In Italia comunque, per tornare poi anche al discorso del titolo, effettivamente non siamo agevolati, nel senso che si No. E poi ovviamente il fulcro dell'Italia, il cuore nero dell'Italia e del mondo, del Deep State, è Roma, certo. Sia chiaro. Sì. Poi ovvio ci sono altri centri molto 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 importanti, però come dire, è ancora l'headquarter è qui. Poi le famiglie non sono qui a Roma, fisicamente a Roma, ma sono un po' sparse. Però diciamo che siamo veramente un punto strategico nel bene e nel male, perché comunque si muove anche cose molto interessanti all'interno della nostra penisola, e non necessariamente siamo così sfortunati. Tenete conto, faccio un piccolo esempio. Per quanto duri sono i poliziotti, le forze dell'ordine, quelle italiane sono tra le migliori che troviamo nei paesi occidentali, sono le più rispettose
Se andate a vedere come operano in Francia, in Spagna, anche in Germania, vedete una forma mentis molto più aggressiva. Qui ancora, fortunatamente, siamo all'interno di una dittatura, ma la coscienza, il collettivo anche di chi è all'interno di un organismo oscuro come sono le forze dell'ordine, perché è oscuro perché è gestito da personaggi oscuri, c'è un inconscio collettivo delle forze dell'ordine che è ancora da prendere da esempio, nonostante siamo nel cuore nero del Deep. Ci sono degli aspetti molto interessanti all'interno C'è da dire che dell'Italia. il popolo italiano è estremamente creativo, perlomeno lo è stato, e E questo lo è ancora, sì. fa sì che sia difficile imbrigliarlo. Tendenzialmente è ribelle, magari anche menefreghista, magari non rispetta le regole, ma proprio in questo caso è la sua salvezza, quella di alla fine avere sempre un aspetto che va un po' al di là e quindi è molto più difficile. Per questo, secondo me, anche in una situazione come quella di quest'ultimo periodo, ultimo anno, è stato tra quelli più bastonati, cioè con una dittatura sanitaria che doveva essere da esempio, con i numeri più alti di tutti, proprio perché gli italiani, se no, cioè, bisognava spingere veramente tanto ed è stato anche un po' lo spauracchio d'Europa, perlomeno o del mondo addirittura, perlomeno all'inizio. Adesso poi le cose ci sono altri che fanno da capofila e non siamo più tanto noi, però in effetti questo è stato. Ti lascio dire, anche se sento che comunque sono tutti curiosi di sapere qualche nome, tutti ce l'hanno con i nomi, con i Tutti nomi. ce l'hanno con i nomi, ma vi faccio senza citare nomi grossi. Borromeo, vi viene in mente qualcosa ai videoascoltatori? Beh. Borromeo. Io ho le isole Borromeo vicino al Lago Al Maggiore, lago, per chi è delle sì. mie parti sa. Beh, se andate a, cioè non voglio darvi la papa pronta, vedete i Borromeo, li troverete che lavorano in ambito giornalistico, li vedete che si sono legati alla casata dei Grimaldi, ma comunque stanno operando all'interno anche dei mass media attuali. Poi ci sono nomi sempre della fascia media come i Sassoon. Sassuna. Qualcuno gli ricorda qualcosa? Sassoon? I Rothschild dell'Asia? Andate a vedere coloro che con l'oppio si sono fatti il grande business insieme con i Windsor, con i reali inglesi, e che adesso li troviamo che gestisce, che li troviamo all'interno del giornalismo anche loro, oppure che fondano partiti, oppure che gestiscono paesi. Troviamo i Prima hai fresco. citato un cognome che in questo momento è perlomeno nell'ambito della, chiamiamola, controinformazione per modo di dire, del banco, che è un altro dei cognomi che. Warburg, Federal Reserve, cioè sono, come dire, personaggi estremamente, cioè non stiamo parlando di un ometto come Draghi, stiamo parlando di Warburg, cioè persone brillanti, perché tra i Warburg troviamo grandi scienziati, ma anche brillanti non solo sull'aspetto scientifico di ricerca e scoperta, ma anche brillanti nel come fottere le persone, fondamentalmente. Ma questi sono, mi sembra che l'aristocrazia nera abbia un po' questa caratteristica di essere grandiosa nel fottere la gente. Sì, sono dei geni. In realtà molti loro pargoli sono stati grandi scienziati. L'aristocrazia nera, come dire, nel passato, se andiamo a vedere la figura dei giudei, troveremmo che certe mansioni non le facevano e spesso anche nelle famiglie con meno possibilità studiavano. Fondamentalmente, se andiamo anche a vedere tra i premi Nobel, c'è un'alta percentuale di persone appartenenti al, alla
agli ebrei, anche se il termine non è corretto, perché comunque sono, nel corso dei secoli si sono molto allenate nello studio e soprattutto nei numeri. I banchieri internazionali comunque, come dire, arrivano da quei gruppi lì, nel senso che se andiamo a vedere, in realtà non, ovviamente non erano solo gli ebrei che erano i banchi, cioè i banchieri del Medioevo, troviamo anche famiglie che ufficialmente erano cristiane, che potevano essere in realtà ebrei che, come dire, diventavano cristiani in apparenza, ma in realtà poi a porte chiuse continuavano a professare la loro vecchia religione. Ma troviamo comunque anche la figura dei Longobardi, cioè quel gruppo etnico che a un certo punto arrivò per invadere l'Italia e che si stanziò, e soprattutto nella zona della Toscana, cioè anche lì, se fate caso, andate a vedere quanti persone dei capelli rossi, occhi azzurri, occhi biondi ci sono in Toscana. Questo non significa che tutte le persone bionde, occhi azzurri, capelli rossi soprattutto, che è la vera genetica del potere, del comando, sono cattivi, no? Attenzione. Ma diciamo che una parte di questi ha contribuito a creare, come dire, gli attuali imperi, le attuali grandi corporation. Fate caso, ma avete notato un Bill Gates e un Mark Zuckerberg? Il colore degli occhi? Capelli? Cioè, le ritroviamo che poi Bill Gates, lo metto che inventa computer nel suo garage. In realtà non è così, perché andiamo a vedere il padre e il nonno per chi lavoravano. Sono persone di facciata che si creano storie artistiche per presentarli come gente del popolo, in realtà sono operativi all'interno dell'aristocrazia nera. Questo vale anche per Zuckerberg. Quando vediamo una determinata genetica, ecco che dobbiamo incominciare a drizzare le antenne. Un altro esempio di famiglie potenti in Italia, gli Agnelli, con il loro Dio, non mi viene Elkham, brava. Andate a vedervi queste famiglie con chi si sono sposati. Agnelli, seppure è un nome nuovo di industriali, è comunque legato alla odierna aristocrazia nera. Agnelli, colui che col gruppo Gedi gestisce diciamo parte dei mass media, è lo stesso personaggio che gestisce il business delle mascherine. Capite che promuovere il Covid come la mostruosa influenza che miete miliardi di vittime ha un suo perché, un suo business dietro, non solo per vendere mascherine, ma anche se i media, i giornali ne parlano, ricevono anche summenzioni da parte dello Stato. Pertanto c'è un gran bel business, e Elkan, fra l'altro, ha dei problemi con lo Stato italiano per una presunta evasione di 1 miliardo e grosso modo 200 milioni di euro. Ma ne avete mai sentito parlare i giornali? Un'altra famiglia che non ho citato, Frescobaldi, famiglia che amica dei Windsor, famiglia nemica dei Medici, ma comunque famiglia legata all'aristocrazia guelfa toscana, ancora salda al comando nell'area toscana, e non solo nell'area toscana, perché nel caso specifico loro sono, come dire, i grandi burattinai di Renzi. Renzi è stato fotografato più volte insieme ai componenti della famiglia Frescobaldi, stanno ancora svolgendo un ruolo importante nella politica italiana e non solo. Ufficialmente sono vendono vini, un po' come fanno i Rothschild, che hanno 1000 business,
ma in realtà hanno un'influenza notevole su moltissimi, come dire, panorami di vario tipo. Non voglio dilungarmi troppo su questa famiglia, vabbè, ce ne sono molte, faccio magari dei nomi che comunque tendenzialmente alle persone dicono poco o niente, perché quanti conoscono? Hanno sentito parlare di queste famiglie. Non è importante il nome, diciamo che anche nel passato a volte li troviamo all'interno dei vari partiti politici, a volte nemmeno ci rendiamo conto che appartengono all'aristocrazia nera. C'è un. Parliamo di Orsini, se parliamo di Medici, quelli. Sì, stiamo parlando un po' di roba grossa. Le famiglie papaline, lì stiamo, le famiglie romane, stiamo parlando di famiglie, Massimo, il Borghese, sono famiglie che hanno un loro peso nella scacchiera internazionale, proprio perché sono legate comunque alla Chiesa. Perché quando parliamo di potere della Chiesa o della più grande intelligence attuale, cioè i gesuiti, che gestiscono, sono all'interno delle varie intelligence europee e americane, comunque dietro alla figura di queste organizzazioni, dentro troviamo la gestione delle famiglie. Pertanto il potere della Chiesa è un potere che, cioè non è che bisogna additare la Chiesa come il male, la Chiesa è uno strumento del male perché in questo momento è gestita da queste famiglie, È ma all'interno della Chiesa. un'invenzione creata ad hoc, diciamo. Certo, ma comunque all'interno della Chiesa non è tutto male, perché comunque c'è un'ala, l'ala ortodossa, che si sta schierando contro tutto questo. Ed è quell'ala che è legata alla fazione in cui c'è anche Trump, cioè questa seconda fazione, sempre dell'aristocrazia nera, perché quando parliamo di Trump stiamo parlando di aristocrazia nera, perché lui. Qualcuno ti diceva, ma non è un po' rossiccio anche lui? Certo, beh, lui è imparentato probabilmente della schiatta dei Plantageneto, cioè quando parliamo dei presidenti di States, intanto vedremo che la maggior parte di loro ha gli occhi azzurri, cioè Obama che non ha gli occhi azzurri, ma anche da parte di madre, Satoru, sono imparentati anche loro con l'aristocrazia. E poi c'è Biden che li aveva azzurri e sono diventati neri. Beh, il discorso di Biden è complesso perché non so cos'è quella roba che adesso viene chiamata Biden. Non lo Bravo, so. bravo, bravo, scherzavo, Non lo so. comunque non volevo interromperti, ma mi No, per piaceva. dirti che comunque provengono dalla schiatta dei Plantageneti, tranne un presidente, non mi ricordo chi, che proviene dalla casata di Orange, pertanto la casata del progenie del leone. E quando parliamo dei Plantageneti, stiamo parlando dei rossi, cioè genere rutilismo. Non a caso vengono scelti per rappresentare gli States, però ovviamente non tutti sono d'accordo con l'attuale modus operandi, e per questo si è creata un po' questa divisione, questo scontro diretto. Da mie fonti, ovviamente Trump è un portavoce, una persona di facciata, che è stato reclutato non da molto, di un gruppo che in realtà mi dicono essere di almeno 60-80 anni attivo. In realtà magari potrebbe essere anche più antico, Più vecchio probabilmente. probabilmente. E diciamo che fra l'altro tra i cosi, come si chiama, tra le famiglie sono stati citati anche i Kennedy, non so se avete sentito parlare di questa cosa. I Sì. Kennedy, magari, ecco qui faccio, torniamo all'esempio di prima, come cambiano i nomi. Kennedy, anch'essa una famiglia con il genere rutilismo, andate a vedervi le foto, provengono dalle casate europee e adesso sono classificati come le famiglie degli illuminati americani. Originariamente i Kennedy, fra l'altro, questa cosa è sua missione di Ted Kennedy,
sostenne, Ted Kennedy sostenne che la sua dinastia, cioè i Kennedy, proveniva dall'Italia. Erano italiani. E allora in Italia erano conosciuti come Geraldini o Gherardini. Nel XII secolo operavano a Firenze e che durante lo scontro tra Guelfi e Ghibellini, cioè lo scontro tra le due fazioni Che dell'aristocrazia c'era già emiliana, lì, e eccola. c'era già a quei tempi, un ramo della loro casata raggiunse la Normandia, poi l'Inghilterra, e furono a servizio di Guglielmo, il conquistatore, e iniziarono a far fortuna lì. Poi si trasferirono in Irlanda e poi andarono nel Nuovo Mondo. Qualcuno Diciamo. chiede se sono i Fitzgerald, se poi diventano i Fitzgerald in Gran Bretagna o In questo momento non preferisco non rispondere perché non sono sicuro. Ok. Allora, Fitzgerald comunque è. C'è un collegamento perché anche il termine Fitzgerald è una sorta di storpiamento di Geraldine, cioè Geraldini. Probabilmente c'è un collegamento Può perché, okay? Perché proprio la scelta di quel nome lì per me era dovuto proprio allo storpiamento che facevano in Irlanda del cognome Geraldini. Questi signori, fra l'altro, prima di a Firenze c'avevano anche un bel palazzo, prima operavano ad Arezzo, un altro luogo importante nel corso della storia, e solo in tempi recenti lo conosciamo per essere stato un luogo della P2 di Licio Gelli, che sembra, stando a Zagami, sia stato colui che ha fondato la Lega. Questi signori, in realtà, questa casata di Geraldini, sembra che ci si trova traccia tra le 13 famiglie arettine che a Siena iniziarono a fare fortuna. Cioè, le ritroviamo in varie aree geografiche della Toscana e in precedenza sembra provenissero da Roma e che poi, come vi dicevo prima, queste famiglie un po' alla volta, come l'aristocrazia nera veneziana, si sono trasferiti parzialmente in massa nella Germania, ad Amburgo o a Londra, come i Windsor, anche loro. Stiamo parlando di famiglie che o dalla penisola italica o da altre aree, a un certo punto invasero, l'Europa e cominciarono a gestire un po' nel corso dei secoli, sempre di più come dire, a avere il controllo delle società d'allora e ovviamente anche dell'attuale società, perché adesso comunque tutte queste famiglie non è che sono cadute in disgrazia, ma anzi continuano a operare in maniera più occulta, ma comunque quando operano in maniera più occulta significa che hanno più potere. Quando ne sentite parlare di meno significa che hanno più potere. Pertanto. Esatto. Mi interessa evidenziare questo caso, quello che tu dicevi dei Kennedy, perché bisogna fare molta attenzione a far tutta erba un fascio, nel senso che sappiamo benissimo quello che ha iniziato JFK e quanto è stato Bravo. ostacolato, Sì. ma arrivava comunque da una di quelle famiglie lì. Quindi non si può dire, ah, allora, boh, No, cioè. no, 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 perché anche loro fanno delle scelte. A volte, e poi fra l'altro, attenzione, quando parliamo di Kennedy, stiamo parlando di una famiglia polarizzata, perché ci sono persone sponda deep e altre persone che invece no. È complessa la faccenda. No, Sì, anche se però non puoi dire che sia una famiglia qualsiasi, comunque arriva da quelle discendenze, perché c'è il problema spesso, anche sul discorso Trump, che uno dice, però fa parte dello stesso, ma per forza, nessuno arriverebbe mai a una posizione tale da poter modificare attivamente la storia se non provenisse da un certo tipo di famiglie o con una certa genetica. Poi può fare delle scelte differenti, può essere esatto. anche già di partenza orientato in altro modo.
ma l'uomo della strada non diventa presidente degli Stati Uniti, eh? Cioè non c'è verso, neanche se è fortunato, neanche se è culo, cioè non, no. No, no, ma un esempio di un Mattarella non è messo lì a caso. Oltre al fatto che la famiglia Mattarella da più parti si presentano delle strane correlazioni con la mafia, tenete conto che il fratello è, anche è morto per mafia, dunque c'è... Cioè, ci sono delle cose abbastanza zone d'ombra della famiglia Mattarella, ma Mattarella comunque è un soggetto che è stato promosso dai gesuiti siculi e la sua fortuna, come la fortuna di un Draghi, dipende proprio dal fatto che quando non sono soggetti che provengono da famiglie importanti, sono soggetti che comunque possono essere utili come operativi, ma devono essere nel circuito degli importanti, e in questo caso i gesuiti. Se vai nei collegi gesuiti puoi riuscire a fare grandi cose, se sei, hai le attitudini giuste puoi venire reclutato. E comunque sì, o hai la genetica oppure devi avere una formazione mentis utile come operativo, e devi riuscire ad accedere ai percorsi formativi dell'aristocrazia nera. E ovviamente i gesuiti sono il non plus ultra di questa cosa. Dal 1600 in poi hanno gestito l'aristocrazia nera, i rampolli dell'aristocrazia nera li hanno cresciuti loro. E questo in Europa come negli States siamo pieni di collegi e università gesuite, e se andiamo a vedere le amministrazioni, compreso anche quella di Trump, troveremo tantissimi persone che sono uscite dai collegi e dalle università gesuite. Poi ovviamente le persone possono anche cambiare, rendersi conto e fare una scelta radicale, però tenete conto che loro sono in una situazione molto critica, sono molto esposti, vengono minacciati, non è facile per loro cambiare sponda. Ah certo, no, però ovviamente, come dicevi tu, questi dissidi all'interno di due approcci, potremmo dire così, al genere umano, poi a questo punto, quindi uno più di sfruttamento e uno diciamo meno, almeno, o comunque più verso il libero arbitrio delle persone, è una cosa che da più fonti risulta secolare, cioè millenaria addirittura. Adesso io non so cosa tu pensi del testo L'altra Europa di Rumor, però già lì non ci siamo messi d'accordo su questo, quindi no, non ho idea. Però già, anche no, qui parla di così una struttura che così loro la chiamavano la struttura, ma comunque che negli anni 40 metteva insieme persone che già definivano quale sarebbe stata la struttura dell'Europa in futuro, non stento assolutamente a crederlo, ma che arrivava da tempi antichissimi, quindi da babilonesi, assiri-babilonesi. Alla mezzaluna fertile, arrivava da lì, sì, assolutamente un libro da leggere, lo consiglio. Un altro pezzo del puzzle. Sì. Per comprendere quanto sta accadendo, assolutamente ottimo libro. No, però era solo per dire, adesso al di là del testo, sì, però sì, per dire che ogni tanto qualcuno ritorna con questo discorso facendo notare come in realtà ci sia questo progetto di controllo che ha il suo massimo fulcro proprio nel Great Reset alla fine, no? Quindi siamo qua alla fine della cosa, e che non è che siano sempre andati tutti d'accordo, semplicemente fino adesso sono riusciti fino a un certo punto a portare avanti questo genere di cosa, e ci sono state delle opposizioni, non solo ora, adesso in maniera abbastanza importante, perché comunque un po' fa fatica, no? Dai, cioè, obiettivamente, anche se ancora la narrativa ufficiale è nelle loro mani, però la fuoriuscita di informazioni che c'è in questo periodo storico è paragonabile a quella di anche solo 20-30 anni fa. Sì, però è vero che c'è più informazione,
le maglie si stanno allentando e esce più informazione, ma il problema è che i mass media hanno talmente lobotomizzato le persone e la pigrizia delle persone che non leggono e che comunque si settano solo su ciò che dice il mainstream, sono informazioni che comunque restano fantasma per la maggior parte delle persone, purtroppo. E chi per caso le legge non ha una struttura neurologica per comprenderle o per accettarle, perché diventa un crash per il suo sistema. Sì, sì. E se la sono studiata bene su sto aspetto. Se la sono studiata e pertanto, come dire, ormai i giochi sono fatti, chi si deve svegliare, cioè, si sveglieranno ancora un po', ma... Per me, ribadisco, deve entrare una variabile esterna all'attuale come dirla in maniera blanda? Una variabile di cui il conscio, l'inconscio umano non è la sorgente. C'è una variabile che esula umana, per portare un cambiamento, perché i numeri sono troppo bassi ancora, troppo bassi. Io spero o che ci sia una gaffe, cioè una falla nel sistema, che fanno una cappella incredibile che va a scardinare l'intero sistema e perfino le persone che in questo momento sono sotto mind control si svegliano, o potrebbe esserci anche la seconda fazione che crea questa falla nel sistema, però è pericoloso. Dal mio punto di vista, attualmente non spingono troppo la fazione in antagonismo con il DIP su rilasciare determinate informazioni o fare determinate azioni, perché altrimenti la gente va fuori di testa se si vede un punto in bianco che ciò in cui credeva era una menzogna. Certo, questo sono d'accordo con te. Penso anche che quello che sta avvenendo, anche proprio a livello di meccanica quantistica, proprio a livello di Terra, sia una cosa che non si può realmente fermare. È come un treno che passa, cioè puoi salirci o no, possono salirci in tanti o in pochi, ma passa, cioè non è che sta lì a aspettare. Assolutamente, su questo scordo sono d'accordo con te, nel senso il deep state sta per crollare, il problema esatto. è il tempo, quello, perché qui se si parla ancora di anni stringeranno sempre di più, la gente soffrirà sempre di più. Che magari attraverso la sofferenza, come diceva il Buddha, il motore anche del risveglio, e ci vorrà tanta sofferenza perché la gente è veramente addormentata. La cosa che mi preoccupa sono i bambini, sono comunque i patimenti delle persone inconsapevoli che andranno al loro futuro prossimo, quando basterebbe veramente poco perché teniamo dobbiamo capire una cosa: il deep state è fatto inizialmente, cioè la base su cui fonda il deep state sono le persone inconsapevoli. Esatto. Sono gli agenti Smith, cioè i delatori che dicono vanno a chiamare i carabinieri perché tu sei senza mascherina. Cioè sono coloro che sono all'interno della Matrix e sono loro che con il loro campo mentale, cioè il cervello umano, un biocomputer che va a modificare gli eventi. Se tu hai il controllo delle menti umane, tu hai il controllo degli eventi fisici, della realtà fisica, perché sono biocomputer che vanno a modificare le probabilità di realizzazione di un determinato scenario. È per questo non gioco una guerra di menti, perché chi ha il controllo delle menti ha il controllo della realtà, perché è una struttura collettiva questa, anche gestita da pochi. Certo. E qui mi è venuto ad aprirmi un collegamento con gli gnostici cristiani, che in qualche modo avevano già compreso determinati concetti. E vabbè, ve la dico sta cosa. Vai. Ed è legata fra l'altro al mitraismo, che vi dicevo che il pater
il culto saturnino non si rifà in realtà a una figura solare, ma a una figura saturnina, cioè a Saturno, cioè una figura stellare. Aspetta, mi sono perso. Gnostici? Gnostici, ok. Gli gnostici ritenevano che il dio veterotestamentario fosse Yaldabaoth, cioè quello che i cristiani chiamano Satana. Questi signori ritenevano che il demiurgo, cioè Yaldabaoth, cioè il dio veterotestamentario, il Yahweh biblico, fosse colui che gestiva il mondo materiale e per mondo materiale anche i cuori e le menti delle persone. I gnostici del periodo medievale, cioè i catari, gli albigesi, chiamavano, non lo chiamavano più Yaldabaoth, ma lo chiamavano Rex Mundi, il re, il signore del mondo. Ed effettivamente questo campo mentale che va a polarizzare e a strutturare la forma mentis attuale, che è implicitamente legata anche al trasumanesimo, è come dire il grande mostro, il grande architetto, il grande burattinaio, che attraverso la mente dei suoi fedeli, sia essi appartenenti a un culto che al mondo, al culto, cioè al culto, come dire, spirituale, del mondo spirituale o il culto materialista della scienza, entrambi queste forme di culto, queste forme fideistiche portano a questo grande egregora di cui l'elite sta in qualche modo adorando e portando a compimento un disegno che è veramente antico, e ne parlava giustamente Rumor, talmente antico, cioè la nuova Atlantide, quella che chiamava Bacon la nuova Atlantide, probabilmente non a caso l'hanno chiamata la nuova Atlantide, perché la forma mentis con cui ci stanno portando è la forma mentis di quello che nelle tra antiche tradizioni era conosciuta come gli Atlantidei, cioè la civiltà atlantidea, una civiltà estremamente tecnologica, ma estremamente decaduta negli usi e nei costumi. Ho la sensazione che come dire, il punto d'arrivo Sia il ritorno a una è il ritorno di situazione. una nuova Atlantide, cioè una società estremamente tecnologica, e il transumanesimo incarna questa cosa. Ed estremamente degradata, infatti, se si vede l'arte attuale, la promozione anche di tutte le devianze sessuali come un diritto, la mia impressione è che proprio vogliono portare alla deriva la nostra società. E in questo il cristianesimo è un ostacolo per loro. È per questo che un po' alla volta si sta disgregando la Chiesa, perché comunque c'è del buono all'interno del cristianesimo, c'è comunque una componente legata all'aspetto morale che questi signori non vogliono che ci sia più. E paradossalmente, non per niente, c'è una fazione all'interno del cristianesimo, quello ortodosso, che si è schierato con la fazione di, tra virgolette, di Trump, non è che sia di Sì, Trump, perché vabbè. comunque e molti, come dire, persone contro il sistema attualmente sono cristiani, non si rendono conto che il cristianesimo è un ennesimo strumento, però, come dire, la loro forma mentis è comunque più sana rispetto a altre forme mentis che stanno portando a compimento questa agenda millenaria. Sì, Ma dimmi. i principi del cristianesimo e in realtà la Sacra Romana Chiesa sono completamente diversi, quindi si fa poi un sacco di confusione in tutta questa faccenda, no? Quindi
proprio perché lo dimostra la famosa manipolazione che dicevamo, no? Nella cultura, nella scuola, nell'insegnamento. Allora, penso che, vediamo anche solo l'Italia, per noi italiani il libro più presente in tutte le case credo sia la Bibbia, e credo che sia in assoluto tra i meno letti. Quindi, in realtà, vedevo prima commenti vari anche relativi a Mauro Biglino. Effettivamente sul discorso di Mauro Biglino poco si può dire, ragazzi, perché è una traduzione letterale, che poi sia vero o non vero che la Bibbia, cioè, che la Bibbia racconti una storia vera o no è un altro discorso, però lui si limita a tradurre e riportare. Il fatto che tanti si stupiscano è perché non l'hanno mai letta, tra l'altro. Un attimo, bisognerebbe capire, perché ci sono tantissime versioni, ne è stata scelta una su 500 e hanno detto questa è quella buona. Oltretutto la Bibbia inizialmente non era vocalizzata. Avete presente mettere, provate in italiano a togliere le vocali in una frase e poi a rimetterle random, guardate quante frasi potete creare e quante parole possono venire. La Bibbia masoretica è stata vocalizzata ad un certo punto, ovviamente dalla Chiesa, che gli ha anche un po' fatto dire quello che voleva, no? Quindi esiste anche tutto questo problema, un po' dappertutto, in cui è così, siamo così indottrinati da poter giudicare un argomento o credere ad una religione il cui testo sacro non l'ha letto nessuno e non si sa cosa c'è scritto. E ci raccontano, ci sono scritte cose che non ci sono, obiettivamente. Allora, se c'è una persona che ti dice, io te lo traduco, ti dico cosa c'è scritto, poi... vero, non vero, è un libro sacro, non un libro sacro, parla di Dio, non parla di Dio. Ti dico, c'è scritto così, poi ognuno ovviamente fa le sue considerazioni. Quindi questa cosa fa capire proprio bene quanto nella manipolazione di tutto non ci sia stato nemmeno bisogno di creare un testo ad hoc per far pensare alle persone di credere in una religione strutturata in un certo modo, perché non c'è neanche quel testo lì che viene raccontato. Cioè, questo Dio astratto, estremamente buono e superiore e unico, non c'è. Non c'è scritto da nessuna parte. Ce l'hanno solo raccontato in chiesa o a catechismo. Esatto. E il libro è proprio l'opposto. Esatto. L'Antico Testamento invece è un Dio vendicativo, collerico, che chiede sacrifici. Ma non è neanche solo uno, ce ne sono tantissimi. E poi ce ne sono diversi. È la storia di uno, ma che fa guerra ai cugini, ai vicini. Cioè, non è che c'è solo lui. Certo, non solo, ma c'è anche una cosa che non viene mai, viene sempre taciuta. All'interno del testo vetero-testamentario si parla in maniera, tra virgolette, occulta, ma in realtà se si legge bene è chiara, della pedofilia. La pedofilia per noi nella nostra attuale società è considerata una ripugnante deviazione sessuale. In realtà, per la forma mentis giudea, di un certo tipo di DNA, direi. Famiglie. Diciamo, e gli altri sacerdoti appartenevano a quella genetica, era una cosa normale. Allora, in vari testi della tradizione del Nidah, nel Mishnah, si afferma che un sacerdote può sposare una bimba dopo i 3 anni e 1 giorno. E ovviamente per sposare si intende anche consumare le nozze. Nei numeri, non mi ricordo, 31 qualcosa, si parla, c'è una frase in cui, aspetta che vado a vedere. Allora, numeri 31, 17, 18. Ora ci detto ogni maschio tra i fanciulli, ci detto ogni donna che sia unita con un uomo, ma tutte le fanciulle che non si sono unite con uomini, conservatele in vita per voi. Allora, il termine fanciulle, nella tradizione di una Bibbia, delle Bibbie, come dire, ufficiali, la parola è tap, non so come si pronuncia, non conosco l'ebraico. Nei dizionari ebraici, tap non significa fanciulla, ma bimbo piccolo, cioè bimbo che gattona, bimbo non capace di stare in piedi con le sue gambe. Nel momento in cui vai a modificare un singolo termine, vai a modificare l'intera struttura della frase. Quando, come dire, conservateli in vita per voi,
cosa significa conservatene in vita? Cosa si devono fare? Cioè ammazzano tutti ma non questi bambini, cosa se ne devono fare? Quando nella cultura giudea c'è la cosa di usare i bambini come oggetti sessuali. E pertanto, e ancora qui torniamo a una cosa, nel corso della storia del cristianesimo ci sono stati spesso lo scontro fra due organismi interni che convivevano nella Chiesa, e uno dei due era antigiudaico e l'altro no. Quello antigiudaico era antigiudaico perché era a conoscenza di tutte queste cose, mentre l'altro era a conoscenza ma era parte della sua forma mentis e pertanto la riteneva come un qualcosa di giusto, legittimo. Cioè i testi, i rabbini dicevano che è una cosa che si può fare, dunque va fatta, la possiamo fare. E non a caso nell'attuale finestra di Overton si sta mettendo i semini per portare la pedofilia non a una deviazione sessuale, ma a una, non mi viene il termine specifico, ma una scelta sessuale, e si sta cercando di legittimarla attraverso tutta quel gruppo in cui all'interno ci sono anche i transgender, gli omosessuali e le lesbiche. Cioè si usa come cavallo di Troia questa organizzazione per portare un qualcosa di ancora più estremo. Contemporaneamente alcuni membri della Chiesa stanno anche loro a loro volta portando l'idea che la pedofilia è una forma di amore diversa nei confronti dei bambini. Sì, ma sappiamo, la trasmissione in Netflix lo vediamo col DL Zan, l'obiettivo poi è quello, ragazzi, non sembra, ma è così. Fedez è un bello strumento del libro, fantastico, fantastico. Certo. E non se ne rendono conto ultimamente, ha fatto anche le finte, ah non mi fanno parlare ma io lo dico lo stesso, ma scherzate, non, cioè, è evidente, tutto a tavolino. Ma certo, è tutto a tavolino, ma quello che non, ancora molte persone non sono allenate a fare è a rendersi conto che ogni volta che c'è una notizia molto spinta, brava, apparentemente dall'informazione o dalla controinformazione, è la stessa identica cosa, che comincia a girare su tutti i social e tutti ne parlano, è costruita dal Deep State apposta e non porta nella direzione che vi sembra. Comunque non è mai pro-umanità, mettiamola così. E questa è proprio una tecnica, è proprio una strategia che ha sempre funzionato e che comunque ancora funziona, perché tantissimi si fidano. E assolutamente sì. Assolutamente sì. Ho letto un commento che comunque quando si comincia a toccare la Bibbia a certi argomenti scattano. È inutile, ragazzi. Leggetela, cercate di comprendere che la forma mentis nel passato era diversa da quella attuale e dovete rendervi conto che i rabbini, ce ne sono stati beccati a centinaia che erano pedofili, o nella Chiesa Cattolica tra i gesuiti hanno dato decine di milioni negli States per bloccare determinate cause in atto in cui erano implicati persone molto importanti. Se non riuscite a comprendere questo e che c'è un collegamento con un culto che nasce modificato all'origine, non so cosa fare. Vi riporto anche quanto dice Veleno, che saluto, ciao Veleno che è entrato in live. Allora, nella Elaka o normativa religiosa, ancora oggi è permesso il matrimonio o il sesso con bambini che abbiano compiuto 3 anni e 1 giorno. Direi, cioè, che è sufficiente, no? Com'è? No, non è sufficiente, perché comunque... sufficiente nel senso... Per noi è sufficiente, ma per chi ancora è dentro questa egregora, purtroppo non riescono a uscirne.
È una cosa che mi dispiace molto perché perdono un giro di giostra o anche più di un giro di giostra. E il problema è che comunque si mettono e danno energia a un qualcosa di oscuro e diventano strumenti dell'oscurità. È questo che non comprendono. Perché è meglio, come dire, restare neutri, restare. È possibile. Prendete i precetti della Bibbia, del Vangelo più che altro, che sono precetti un po' più sani, e fateli vostri. Ma non c'è bisogno di seguire un specifico culto. Cioè, è insito in noi comprendere dove sta il bene, dove sta il male. Non c'è bisogno che ci sia qualcuno a dircelo. Non so, se entrate in contatto, iniziate a meditare, incominciate a Bravo. lasciarvi andare e a far entrare flussi di consapevolezza più elevati, le informazioni, la consapevolezza vi arriva, non c'è bisogno che sia qualcuno a dirvi come stanno le cose, dove sta Il la verità. sistema di controllo è sempre funzionato così. Nel momento in cui si vuole sfruttare, strumentalizzare, rendere schiavo un popolo, quello che volete, si creano strutture piramidali da cui abbiamo tutti i corpi, le sette varie, tutti. Te, perché nascono per questa cavo di ragione. O le religioni che creano una entità intermedia che fa da mediatore, quella da cui voi dipendete, che vi dà le regole. Oh, è brutto da dire, ragazzi, però l'hanno strutturata bene, se no non saremmo ancora così dopo tutti questi migliaia di anni, no? Gli strumenti regnum è la religione, non ce n'è. È stato lo strumento più potente dell'aristocrazia nera. Non sono state le armi. No, no, ma lo è ancora, solo che adesso si chiama diversamente, si chiama scienza, si chiama New Age, si chiama tutte varie forme alternative di approccio alla spiritualità. Pensate che l'abbiano lasciato pulito questa parte? Ovviamente no, cioè tutto Non quello che ha potevano, non potevano una permettersi. risonanza e funziona è strumento del sistema. Esatto, Senti, esatto. io capisco che ci sono 10.000 domande e sei amatissimo comunque, però è quasi 2 ore, quindi poi mi sento un cane a tenerti così tanto. Al massimo vediamo se riesco a convincerti a tornare una seconda volta. Senti, l'ultima cosa, qualcuno chiede la famiglia di Bergoglio o Papa Imbroglio. Papa Imbroglio, provate a vedere se può tornare in Argentina, Papa Imbroglio. Va a tornare in Argentina. Provate a vedere cosa succede. Fatevi una ricerca su alcuni padri gesuiti che lo hanno denunciato per essere un collaboratore della loro dittatura e che sono stati rapiti dalla loro dittatura. A quel tempo Bergoglio era il padre provinciale, era una persona importante nel Sud America, nella gerarchia dei gesuiti, e c'ha un bel po' di problemi per quello che ha fatto nel passato, tant'è che sembra proprio che in Argentina non ci può tornare perché l'aspetta un giudice a cui deve rispondere a tutta una serie di domande scomode, che sarebbe imbarazzante dover rispondere, e il non rispondere implicherebbe tutta una serie di cose che sarebbero controproducenti per la sua persona. Dunque, come dire, non mettono mai al soglio pontificio brave persone, perché sono delle mine vaganti, e quando per caso una persona abbastanza buona sale al soglio pontificio, poi dopo magari l'ammazzano, perché tenete conto che i gesuiti, fra l'altro, sono noti per il regicidio, ma anche per aver ucciso dei papi attraverso il calice di Borgia, cioè l'avvelenamento. Dunque, stiamo parlando di figure che non si fermano davanti niente a nessuno, nel senso, no, ammazzano chiunque vada contro la loro agenda. E Papa Imbroglio, che è così vicino ai vaccini, così vicino al nuovo ordine mondiale, rappresenta il classico operativo all'interno di questa agenda. Allora, senti, per concludere mi chiedono quali libri consigli dei tuoi, visto che ne hai scritti tanti, quali tratti questi argomenti. Dai, raccontaci un po' dei tuoi libri, così Allora, sono partito con l'aristocrazia nera, in cui
presento in linea generale la figura dell'aristocrazia nera e il loro collegamento con il potere del passato, un po' del presente, con la figura delle religioni, di come loro sono addentro, culti, religioni, sette, chi ne ha più ne metta, ed è un po', come dire, presento il criptosimbolismo come attraverso la lettura della loro araldica, del simbolismo che trovate nelle multinazionali, eccetera, eccetera, potete cominciare a leggere, se leggiamo anche il simbolismo della Repubblica Italiana, già si notano tante cose interessanti, e su chi ha gestito fino all'origine la Rex Publica. Poi, come secondo libro, ho fatto una trilogia, il secondo libro parlo dei gesuiti, cioè questo ordine paramilitare che è un po' il vertice del potere, della piramide operativa e dell'intelligence, della ritualistica, perché all'interno troviamo personaggi legati anche comunque all'ingegneria sociale e all'ingegneria magica. E come hanno operato insieme i Rothschild, come banchieri internazionali nelle rivoluzioni francesi, la rivoluzione bolscevica, eccetera, eccetera. Faccio un excursus sul modo superando dei gesuiti che sono stati espulsi, perché dopo ci sono stati degli scontri tra varie fazioni anche allora. Magari un Filippo IV il Bello, adesso lo vediamo come un mostro, ma in realtà che si è scontrato contro i templari perché era pieno di debiti. Ma se andiamo a vedere chi sono i templari, o almeno le infiltrazioni all'interno dell'ordine del tempio, troveremo ancora le famiglie aristocrazia nera insieme a quella dei banchieri internazionali, perché comunque la Francia era un luogo ambito nel business delle famiglie italiche che si sono un po' come dire, prodigate inglobare tutti i mercati europei. Poi abbiamo un terzo libro, quello recente, Le stirpi degli illuminati, in cui vado ancora più nel passato per cercare di capire da dove provengono, il loro retaggio, perché sono riusciti anche a fare quello che hanno fatto. Questi gruppi hanno un know-how che gli altri non hanno. Pertanto potrebbe esserci delle confraternite che hanno custodito un sapere antico, che viene mai ripresentato come atlantideo, che gli ha permesso di riuscire a fare cose che altrimenti non sarebbero riusciti a fare. Faccio un esempio: il carro con le ruote è stato uno strumento bellico che ha permesso loro di espandere il loro potere. Il concetto della cavalleria, che prima non era, è un concetto presente nelle casate dell'aristocrazia nera, con i sarmati, cui si va ancora più indietro nel tempo. Presento dopo anche il fenomeno dei Sardana, tutti gli Italchi, gli Aschenaziti, dei Khazari, parlo fino ad arrivare al tempo presente con il network degli Illuminati, delle famiglie, soprattutto americane, parlo perché le famiglie europee sono ovviamente l'aristocrazia nera, sono loro il network. E faccio il collegamento con quello con cui ho iniziato, cioè anche delle 24 casate, 24 famiglie degli altri sacerdoti, Gerusalemme, eccetera, eccetera. C'è molta carne al fuoco, alcuni libri si compenetrano perché le informazioni si affiancano e si sviluppano da un libro all'altro. Diciamo che questi sono i tre libri, ed uscirà un quarto libro che invece parlerò dell'istrumento Urregni, cioè del culto, sarà intitolato penso il culto, e lì parlerò specificatamente dei vari culti, di come vanno a strutturare la forma mentis delle persone e di come quello che vediamo come new age attuale, channeling eccetera eccetera, in realtà sono, faccio un esempio, la terapeutica di Miriam usa tutta una serie o altre, la paramassoneria da Mislam, oddio, mi sfugge il termine. Diciamo la parassoneria egizia, frange del martinismo, eccetera, eccetera, Golden Dawn, eccetera, eccetera, Crowley, usano una serie di ritualistiche che non sono recenti, ma sono caldeo-babilonesi
ma dei magi, degli egizi, che sono state riprese. Alcuni frammenti sono stati veicolati all'interno della New Age, di un determinato channeling, altri all'interno del circuito dei circoli magici. Cioè non c'è niente di nuovo sotto il sole, si sono usati nuovi termini, una volta veniva chiamata pizza, adesso si chiama channeler, e ovviamente non tutto quello che c'è all'interno della New Age è male, attenzione. Però c'è una buona parte, è stato ben infiltrato e dobbiamo prenderlo con le pinze e prendere il meglio. Penso proprio che non è stato infiltrato, è stato pensato, organizzato e piazzato. Poi diciamo che i gesuiti, tenete conto che i gesuiti già nel 1006 sono stati coloro che hanno portato le conoscenze. Sono gli orientalisti per eccellenza, hanno portato varie conoscenze del taoismo, del buddismo, dell'induismo, hanno anticipato i tempi portando queste informazioni e hanno avuto anche il tempo di creare una nuova religione sincretica che poi si è palesata sotto forma di teosofia e che effettivamente comunque anche la teosofia, nonostante l'infiltrazione gesuita e la presenza gesuita e massonica all'interno della teosofia, comunque ha dato dei messaggi interessanti, non tutti completamente deviati, e la stessa teosofia ha denunciato i gesuiti come grandi manipolatori. Però a volte tenete conto che a volte le denunce a volte sono genuine e altre volte sono un modo subdolo per far sembrare che si siano contro quella cosa, mentre in realtà sotto operano per loro, pertanto è difficile oggi è spesso così. Ecco, comunque insomma ho presentato vagamente i tre libri. Sì, le cose sono complesse, ragazzi. Io da 25 anni i primi articoli su David Icke sulla rete, ero un ragazzino, li ho scritti io, nel senso, in Italia David Icke sulla rete è uscito grazie a me, che un pazzo che andava a leggere le cose in inglese. Però ci sono ricercatori ben più importanti di David Icke, o che si sono trovati in una posizione tale che sono stati arrestati. Mi riferisco a Fritz Springmeier, che ne ha detto di cose molto, molto interessanti con dei illuminati formula, che per chi sa l'inglese ve lo consiglio, perché vi apre a cose, a modus operandi, soprattutto legate alla mind control, che è esercitata su vari livelli, sia a livello massivo attraverso mass media che a livello di singoli personaggi. Anche in Italia purtroppo io ho conosciuto anche persone che sono state fagocitate all'interno di queste operazioni dei servizi segreti deviati di mind control, e sono cose veramente agghiaccianti da sentire e da, nel momento in cui sai che in Italia, faccio un esempio perché siamo in Italia, tu, singola persona, per una serie di variabili potresti essere presa da questi signori per determinati esperimenti, fa caponare la pelle, perché ci sono, vengono presi a random, non so bene quali sono i parametri con cui vengono scelti, ma sono stati presi non lo so quanti, ma sono persone che poi o sono morte oppure adesso stanno avendo problemi mentali di varia natura proprio per gli abusi che hanno subito da parte di psichiatri. Purtroppo molti sono figli di persone nell'ambito militare. Vero. Molto. Non posso dire tutti, però è una percentuale molto, molto alta. C'è Veleno che fa questa rettifica, la metto in... In effetti sono d'accordo, e dice: non esistono servizi segreti deviati, solo servizi segreti che portano avanti progetti. E purtroppo questi progetti... Vero. Uso questo termine perché comunque all'interno dei servizi segreti ci sono anche persone pulite,
o abbastanza, o che cercano di combattere nel loro piccolo. Ma diciamo che ci sono delle aree dei servizi segreti che portano avanti progetti differenti. Sì, 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 comunque i servizi sono segreti proprio perché fanno delle grandi porcate, fondamentalmente. Sì, sono d'accordo. Diciamo come la massoneria deviata, è un po' un ossimoro, no? Ma noi abbiamo, o come l'amore incondizionato. L'amore non può che essere incondizionato. Cosa vuol dire l'amore incondizionato? Perché c'è anche quello condizionato, e se è condizionato lo chiami amore. E qui è un po' la stessa cosa, si gioca con le parole, vabbè. Però, allora ragazzi, abbiamo fatto 2 ore e 10, non tornerà mai più Riccardo se lo tenete così tanto, mollatemelo, vi prego. Ah, comunque, dico ancora questa, sì, è vero, no, aspetta, non era questa, mi partono via le cose, ci sono delle persone dei servizi pulite che cercano di cambiare le cose, esatto, questo è giusto e va detto. Non si può mai fare di tutta erba un fascio. Comunque ragazzi, se, visto che l'argomento religione scalda sempre tanto, vi comunico che questo sabato faremo una conferenza su Zoom dove ci sarò anch'io questa volta, oltre che Verena e Vincenzo, e parleremo di guerra spirituale, che è forse il nome più adatto per l'epoca che stiamo vivendo. È già il terzo incontro, è offerta libera. Appena finita questa live metterò nella mia community tutti i dati per potersi iscrivere se volete, e effettivamente sono argomenti che portano avanti una destrutturazione mentale nella massa, e quindi sono importanti, secondo me vitali e anche complessi da affrontare, anche un po' da digerire. Quindi penso che 2 ore e 10 siano più che sufficienti. Senti Riccardo, grazie infinite, veramente grazie a te Eleonora per l'invito, grazie a tutti i videoascoltatori, vi saluto. Grande, e grazie. Poi ti leggerai i commenti, erano veramente, io non ho fatto la sviolinata, ma tantissimi si complimentavano con te, non li ho messi in video, ma ci sono stati, e quindi mi sento di dirtelo. Grazie a tutti, e buonanotte a tutti quanti, ciao a tutti e ciao Riccardo.